Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le ore 9 di mercoledì 7-24 luglio 2024. Pace e gioia a tutti voi, cari amici in ascolto, e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata, sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronaca della storia. E cari amici, come già vi ho detto, faremo una serie di catechesi, alcune catechesi sul peccato personale, a completamento di quelle che abbiamo fatto sul peccato originale, perché del peccato originale portiamo le conseguenze, però poi queste conseguenze sono i peccati personali, che però di quali dobbiamo assumerci la responsabilità, e quindi vediamo anche come la Divina Provvidenza, diciamo, ha provveduto anche per la remissione dei peccati personali e attraverso soprattutto il sacramento della penitenza. Dunque, ieri abbiamo fatto un'introduzione che ha messo a fuoco un'affermazione della regina della pace, che dice appunto, ha detto in un messaggio proprio nel giorno di Natale, che molte anime sono malate e vanno verso la morte spirituale. Quindi c'è anche una malattia dell'anima. Questa malattia dell'anima è il peccato, e a seconda della gravità del peccato la malattia è più o meno grave, ma può anche portare alla morte. Come ha detto la Madonna stessa, e queste anime malate vanno verso la morte spirituale. Allora, cari amici, è una messa a fuoco del peccato è fondamentale oggi, perché si dice comunemente che oggi non solo si è perso il senso del peccato, ma soprattutto non si è più in grado di giudicare rettamente, secondo verità, per cui molte volte diciamo che il male è un bene e che il bene invece è un male. Abbiamo capovolto quell'ordine che ci è dato dalla parola stessa di Dio, dei suoi comandamenti, per cui è la legge divina che è scritta nel nostro cuore e che è stata elevata, diciamo così, col sacramento della carità, col comandamento della carità, che include tutto l'ordine morale. Attraverso questa legge divina noi possiamo giudicare ciò che è bene e ciò che è male. Per cui ciò che è conforme alla legge divina della carità è bene, ciò che è difforme dalla legge divina della carità è male. Quindi, staccandoci da Dio, staccandoci dalla sua legge, che è quella che vi ho detto, che era già nell'Antico Testamento, nello Shema Israel, cioè in quella espressione secondo la quale nell'amore per Dio e con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la mente e del prossimo come se stessi è racchiusa tutta la legge dei profeti ed è ribadita nel Vangelo. Allora, cari amici, eliminato Dio si elimina anche la sua legge, per cui noi manchiamo di criteri di giudizio su ciò che è bene e ciò che è male, e quindi abbiamo perso anche il senso del peccato. Non sappiamo più cos'è male, non sappiamo più cos'è che ci fa male, che ci porta alla corruzione dell'anima, che ci rende cattivi e ci porta alla perdizione eterna. E quindi non abbiamo più neanche la consapevolezza, la grazia, la luce di riconoscerci peccatori, per cui entriamo nell'accecamento a causa del quale facciamo la preghiera del fariseo che va davanti al Signore nella sinagoga e dice: non so come tutti gli altri che fanno questi e questi peccati, no, io non li faccio. Cioè siamo accecati e non vediamo più il male che facciamo. Allora, queste catechesi che faremo sulla scia del catechismo della Chiesa Cattolica hanno come scopo, cari amici, proprio quello, come dice Gesù, di convincere il mondo di peccato, che è l'opera della grazia dello Spirito Santo. Cioè la grazia dello Spirito Santo ha questo compito: convincere il mondo di peccato, cioè illuminare la mente
degli uomini toccare i loro cuori, perché si rendono conto del male che hanno, e si rendono conto che il male fa male, che il peccato rende schiavi, e che il peccato li rende infelici, che il peccato li porta alla perdizione eterna. Quindi direi che è un dovere della Chiesa, diciamo, cooperare con lo Spirito Santo per far sì che, cari amici, la gente si renda conto di ciò che è male e se ne penta, chiede il perdono dei propri peccati. Ecco, cari amici, questa dunque è la prospettiva con la quale oggi presentiamo alcuni punti del Catechismo della Chiesa Cattolica dal 1846 al 1848. Sono quei punti del Catechismo della Chiesa Cattolica nei quali il peccato è accostato alla Divina Misericordia. Cioè, noi siamo in una situazione di peccato, nasciamo in una situazione di peccato, però, non ne siamo consapevoli. Ed è la grazia di Dio che ci illumina, che ci rende consapevoli del peccato, del male che facciamo, che ci convince di peccato, questa grazia, che ci fa vedere che il peccato è una lepre che ci divora e quindi ci porta al pentimento e ci porta anche alla richiesta del perdono. Ecco, cari amici, questa dunque è la prospettiva con la quale adesso leggiamo questi punti del Catechismo della Chiesa Cattolica, che ci aiutano a riprendere coscienza del peccato nella sua gravità, ma visto nella luce della Divina Misericordia. Ed è questo, cari amici, che la Chiesa oggi sottolinea, che Dio ci mostra il peccato, ma nel medesimo tempo ci mostra la sua Divina Misericordia. È Gesù, cari amici, che venendo su questa terra ha convinto il mondo di peccato, e noi sappiamo qual è la sua intransigenza al riguardo del peccato, al riguardo del male. Cioè, facciamo un piccolo esempio, quello dell'adulterio, che è un grave peccato. E Gesù ha rincarato la dose dicendo che anche guardando una donna con un'intenzione cattiva e col desiderio di fare un adulterio, già commetti adulterio. Quindi questo è un esempio molto accessibile a tutti, è un esempio attraverso il quale noi comprendiamo come Gesù non abbia ceduto nulla, ma ha voluto riportare la legge divina al suo splendore originario, alla sua, come dire, esigenza totale di santità, per cui per quanto riguarda il matrimonio, dice, ripudiando la separazione o addirittura il ripudio, dice Dio ha unito l'uomo e la donna e la loro unione non può essere divisa da nessuno qui sulla terra. E poi lo vediamo in tante circostanze, soprattutto nella sua predicazione, come Gesù nella predicazione propone una legge di santità. Quindi, non si può dire che Gesù abbia, come dire, dolcificato le esigenze di santità di Dio, le abbia rese meno cogenti, meno obbliganti, tutt'altro. E anche detto, chi insegnerà agli uomini cambiando i precetti e sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Quindi c'è questo aspetto nella predicazione di Gesù, la massima intransigenza per quanto riguarda la lotta al peccato e la massima misericordia nei confronti dei peccatori. Ma questo lo vediamo in tutto il Vangelo. Gesù avrebbe perdonato anche Giuda, se Giuda, invece di andare a impiccarsi, fosse andato a pentirsi nel cenacolo, come era andato Pietro. Quindi dobbiamo capire Gesù, cioè il peccato è un veleno che fa male, è un veleno che ci porta alla morte.
è un distacco da Dio, è una incrinatura nel nostro rapporto con Dio, per cui il peccato va combattuto, non va scusato, va combattuto, va riconosciuto, come fanno i medici seri, i medici che sono esigenti con se stessi, che non danno il passalà a qualcosa che fa male a una persona, ma esamina fino in fondo di che si tratta e poi dà le cure appropriate. E così fa Gesù, cioè prima ti mette a fuoco il male che ci debilita, che distrugge la nostra vita e la porta su una via di non senso e di sconfitta, e poi però ti mostra la sua misericordia, ti mostra la medicina con la quale guarire. Così fa la Chiesa anche in questo catechismo, cioè dice appunto giustamente che la misericordia di Dio illumina il peccato, cioè Dio nella sua misericordia gli dà la grazia per renderti consapevole che sei nel peccato, ti risveglia la coscienza, te la fa rimordere anche quando tu l'hai rimossa e l'hai un po' silenziata, e non ti lascia alla quiete perché non hai fatto cose che non dovevi fare e tu non vuoi rettificare la tua vita su questo punto. Allora Dio con la sua grazia crea quella santa inquietudine, per cui non stiamo tranquilli finché, diciamo, il veleno è dentro di noi, e quindi ci chiama continuamente all'esigenza di purificarci. E questa è la misericordia di Dio, cioè sveglia in noi il senso del peccato, ci sottrae all'accecamento, ci spinge alla decisione della confessione, nel quale si chiede perdono a Dio, e alla decisione di una vita nuova, cioè di non peccare più per quanto è possibile, cioè ce la mettiamo tutta, poi se cadiamo di nuovo umilmente riprendiamo il cammino. Ecco, questo è il quadro nel quale, cari amici, vi leggo questi punti importanti del Catechismo della Chiesa Cattolica, dal numero 1846 al numero 1848. Numero 1846. Il Vangelo è la rivelazione in Gesù Cristo della misericordia di Dio verso i peccatori. Quindi il Vangelo ci rivela la misericordia di Dio, però la misericordia di Dio come primo passo ti rende consapevole del peccato, perché tu ne prenda coscienza e chieda perdono. Quindi il Vangelo è la rivelazione di Gesù Cristo della misericordia verso i peccatori. L'angelo lo annuncia a Giuseppe: tu lo chiamerai Gesù e infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Cioè Gesù vuol dire il Salvatore. Da che cosa ci salva Gesù? Gesù ci salva dai nostri peccati. Poi come ci ha salvato Gesù dai nostri peccati, lo vediamo soprattutto nella passione e attraverso la morte in croce, e come dicono gli apostoli subito dopo la predicazione, dopo la Pentecoste, quando Pietro predica, già dice perché Gesù ha patito in croce. Cioè Gesù stesso risorto lo ha spiegato agli apostoli perché ha patito in croce. E Pietro dice alla folla: convertitevi, perché lui ha patito per i nostri peccati. Cioè la passione è la espiazione dei nostri peccati. Ha pagato per noi al nostro posto e per il nostro amore, per dire parole molto povere, cari amici, e quindi quello che è già nel nome di Gesù, egli vi salverà il suo popolo dai suoi peccati, lo troviamo concretizzato nella sua passione, nella sua morte, nella sua resurrezione. La stessa cosa, dice il Catechismo, si può dire anche dell'Eucarestia, sacramento della redenzione, quando Gesù dice: questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti e remissione dei peccati. Quindi Gesù aveva già spiegato agli apostoli nell'ultima cena il significato del vino: questo è il sangue dell'alleanza
versato per le moltitudini, per molti, in remissione dei peccati, cioè espiato al nostro posto per il nostro amore, però gli apostoli non l'hanno capito. L'hanno capito dopo, e dopo la sua resurrezione, nella luce della resurrezione, nella grazia dello Spirito Santo, ha capito il significato della croce. Vediamo il numero 1847. O Dio, che ci hai creati senza di noi, non ha voluto salvarci senza di noi. Bella questa espressione, cari amici. Dio, che ci ha creati senza di noi, non ha voluto salvarci senza di noi. Mi pare che sia Sant'Agostino che fa questa affermazione. L'accoglienza della sua misericordia esige da parte nostra il riconoscimento delle nostre colpe. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se diciamo che siamo senza peccato, cari amici, perché siamo accecati. Non vediamo il male che è in noi, e l'accecamento è una situazione esistenziale molto pericolosa in rapporto alla salvezza, cari amici. Perché bussiamo alla porta e poi sentiamo dirci: in verità vi dico, non vi conosco. Se invece riconosciamo i nostri peccati, Egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Quindi, cari amici, la passione, la morte in croce di Cristo è diciamo, la fonte della misericordia. Questa misericordia si manifesta prima di tutto nella luce che ci viene data per riconoscere il male che abbiamo fatto e anche della grazia che ci viene data di decidere il pentimento e di decidere la vita nuova. Quando questo avviene, cari amici, questo processo esistenziale avviene, noi, come dire, veniamo assolti dal peccato, veniamo liberati dal peccato, veniamo purificati dal peccato e diventiamo nuove creature. È una vera e propria resurrezione. E questo avviene nel sacramento del battesimo e avviene nel sacramento della confessione. Numero 1848. Come afferma San Paolo, laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. La grazia però, per compiere la sua opera, deve svelare il peccato per convertire il nostro cuore e accordarci la giustizia per la vita eterna per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Come un medico che esamina la piaga, prima di medicare, Dio, con la sua parola e il suo spirito, getta una viva luce sul peccato. Quindi, cari amici, il processo della conversione è questo. C'è prima di tutto la grazia preveniente, cioè una grazia che, come dire, è un atto di misericordia. Per cui Dio vede una creatura che va verso l'abisso del male e che è incapace di pregare, non prega neanche più. E neanche è consapevole di dove sta precipitando. E questa è la situazione anche di molti oggi, cari amici, in un mondo senza Dio, dove la gente è nella totale assopimento, se non addirittura silenziamento della coscienza, e così muore in questo stato. È una situazione esistenziale molto vicina alla perdizione eterna, cari amici. Allora, la grazia preveniente in che cosa consiste? Che per la intercessione di Gesù Cristo, della Vergine Maria, della Chiesa e anche nostra, quando preghiamo per i peccatori, Dio dà la grazia del risveglio della coscienza. Ti risveglia la coscienza, te la fa rimordere, ti accende quella luce che fa vedere il male che è in te. E man mano che tu cooperi a questa grazia, cioè invece di silenziare la coscienza la ascolti e quindi fai un esame di coscienza e quindi vai a vedere la vastità della tua desolazione, allora man mano questa grazia aumenta sempre più perché corrispondi fino appunto ad arrivare come chi ha fatto questo cammino di conversione lo sa e si arriva a metterci in ginocchio e a chiedere perdono a Dio
gridare a Dio dal profondo, grido a te, oh Signore, ascolta la mia voce, e poi si prende in mano la croce e ci si pente davanti alla croce dei propri peccati e poi si va a confessarsi. Quindi vedete, la grazia è all'inizio di tutto questo, perché il peccatore accecato non sente, non vede purtroppo. Vedete com'è anche importante che ci siano delle persone che con il loro esempio, con la loro parola, ci scuotono un po' la coscienza e quindi coprono con la grazia preveniente, con la quale Dio risveglia appunto le coscienze assopite. Anche Giuda ha avuto questa grazia del risveglio della coscienza, però, si è fermato lì, non ha proseguito nell'ascolto della grazia che lo chiamava al pentimento e quindi tornare nel cenacolo, come ha fatto Pietro, che aveva peccato molto, molto meno gravemente. Pietro è stato un momento di paura rispetto a Giuda, che è stato un tradimento ben organizzato. Quindi, cari amici, bisogna, dopo che Dio viene a visitarti con la grazia preveniente, cioè che previene qualsiasi tuo movimento che non puoi fare, cioè a questa man mano che tu corrispondi a questa grazia, più corrispondi a questa grazia, più questa grazia diventa forte, si impadronisce nel tuo cuore. E se poi invece non corrispondi, il maligno approfitta per inserirsi e per deviarti. È quello che è successo a Giuda. Lui ha cooperato all'inizio alla grazia del risveglio della coscienza, è andato in tribunale, ha gettato via le monete, ha riconosciuto che Gesù era un uomo giusto, il primo passo della conversione. Poi il secondo passo, che era quello di andare dove c'è la misericordia, in quel caso era proprio il cenacolo dove si è recato anche Pietro, anche gli altri apostoli, forse c'era anche la Madonna. Quindi, cari amici, bisogna cooperare alla grazia della conversione fino ad arrivare alla decisione risoluta proprio di passare dalla parte di Dio e di stare dalla parte di Dio e di essere seguaci di Gesù Cristo. E concludiamo, cari amici, questa meditazione con quello che riporta il Catechismo sull'importanza della convinzione di essere peccatori per poter incominciare il cammino di conversione. La conversione, scrive il Catechismo, richiede la convinzione del peccato, contiene in sé il giudizio interiore della coscienza, e questo, essendo una verifica dell'azione dello Spirito di verità nell'intimo dell'uomo, diventa nello stesso tempo il nuovo inizio della elargizione della grazia e dell'amore. Cioè, è chiaro che se tu ascolti la voce della coscienza, l'ascolti e non la taciti, questo diviene un nuovo inizio di nuove grazie, fino a ricevere la grazia del perdono, come quando Gesù dice ricevete lo Spirito Santo. Così in questo convincere quanto al peccato scopriamo una duplice elargizione, cioè il dono della verità della coscienza, cioè la coscienza che rimorde, ti indica il peccato che hai fatto. Questa è la prima grazia che ha ricevuto anche Giuda. Poi riceve la grazia della assoluzione del peccato, che appunto è la tua fede nel sangue di Cristo che ha versato per la nostra salvezza. Così, in questo convincere quanto al peccato, scopriamo una duplice elargizione del dono di verità della coscienza, cioè il dono della certezza della redenzione. Lo Spirito di verità è il consolatore. Cioè, alla fine, cari amici, come vi ho spiegato, la grazia cresce man mano che avanziamo, ti porta alla decisione di non commettere più il male che hai fatto, ricevi il perdono e poi, come dice il Catechismo, alla fine lo Spirito di verità che ti ha risvelato la coscienza e che ti ha donato il perdono ti dà la grazia della consolazione, della gioia che tutti noi abbiamo sperimentato quando usciamo dalla confessione, nella quale abbiamo scaricato un po' di male che abbiamo,
cioè tutto il male che abbiamo, ci sentiamo leggeri, figli di Dio, e lì abbiamo questa conclusione dell'opera dello Spirito Santo, che è appunto lo Spirito Consolatore, ci dà la gioia dell'essere perdonati. E così, cari amici, abbiamo terminato questa tappa del catechismo. La prossima volta, invece, sempre col catechismo, vedremo di analizzare che cos'è il peccato nella sua essenza. Anche questo è importante, cari amici, perché così avremo un metodo di giudizio per giudicare ciò che è peccato e ciò che non è peccato, ciò che è bene e ciò che è male. Ecco, cari amici, questo dunque era il primo appuntamento che avevamo. Adesso in programma, cari amici, abbiamo un piccolo sguardo, come ovvio, alle elezioni negli Stati Uniti. Le elezioni americane, come sapete, ci sono a novembre, e poi si sono accavalati, diciamo, eventi in questi giorni, diciamo, in parte aspettati, in parte inaspettati, comunque alcuni anche traumatici, e è necessario, come dire, creare un ordine mentale per non farci travolgere dalle emozioni, per così dire, no? Allora, io vedo questo, vedo che in questo momento c'è, specialmente negli Stati Uniti, ma poi in generale in tutti i commenti che si fanno, c'è una, come dire, un surriscaldamento mediatico che deforma la realtà, e quindi di fatto si rischia di dar giudizi sbagliati. Cioè, vi faccio un piccolo esempio. Non più di una settimana fa c'è stato il tentativo gravissimo di assassinare un contendente, un aspirante alla corsa presidenziale, che è appunto l'ex presidente Donald Trump, il quale miracolosamente si è salvato da un colpo di pistola che poteva ucciderlo. Umanamente parlando, si è salvato per caso, umanamente parlando. Nella luce della fede possiamo dire che si è salvato miracolosamente, perché ha girato la testa in quel momento. Insomma, questo è stato un fatto di una gravità inaudita. E tanto più che adesso si è scoperto che ci sono state dei buchi gravi nel sistema di difesa, tant'è vero che la responsabile del sistema di difesa ha dovuto dare dimissioni su richiesta bipartisan di ambedue i partiti, quello democratico e quello repubblicano. Però non so come dire, da osservatore esterno, per quanto mi riguarda, ho visto negligenza, una negligenza grave e forse anche colpevole, perché i poliziotti sono avvertiti prima che c'era quello lì che era armato, e c'è quello che ha fatto di bello e cattivo tempo, ha fatto quello che ha voluto, ha sparato, ha ammazzato due persone, poteva ammazzare anche il presidente, poi fate voi. Certo, non è stato un bel esempio che è andato negli Stati Uniti in questa occasione. Sicuramente, però tutto questo improvvisamente è scomparso, non c'è più. Questo sta a vedere che alla fine chi fa il bello e il cattivo a tempo sono i mass media, che ti indicano giorno per giorno ciò di cui ti devi occupare. Invece quella è una cosa che rimane ed è molto seria, perché è molto seria? Perché vuol dire allora che la vita democratica, che è quella di assicurare i contendenti, diciamo così, a chi aspira a una carica importante come quella della presidenza, e la vita democratica è gravemente colpita. Cioè il tentativo di assassinio di Trump è stato una ferita alla democrazia degli Stati Uniti, perché quello che è emerso è la negligenza. Allora, se vogliamo essere campioni di democrazia, dobbiamo esserlo fino in fondo.
però improvvisamente hanno cancellato tutto. Questo per dire che alla fin fine, invece di riempirci la bocca di democrazia, dobbiamo veramente praticarla. Questo è il mio parere al riguardo. Poi, cari amici, per dire come sto dicendo una cosa molto semplice, che i mass media, specialmente negli Stati Uniti, ma non solo, ma anche da noi, da tutte le parti, ti dicono quel che devi pensare ogni giorno. Ma noi dobbiamo stare attenti, perché veramente, come dice il Papa, ci fanno i lavaggi di cervello. È proprio una colonizzazione quotidiana. Faccio un altro esempio di come le cose sono bianche, sì, ma a mezza dicono che sono bianche. Sono nere, sì, ma a mezza dicono che sono nere. Pensiamo adesso all'altro contendente, alla partecipante alla gara delle elezioni, che è la signora Kamala Harris. A parte il fatto che la signora ha 60 anni, li porta bene, però ce la presento come ne avesse 30, insomma. Non so come dire, d'accordo che fanno tutti così, però si sta esagerando. A mio parere stava meglio se la mostravano, la mostrano con qualche anno in più, perché non ha bisogno, cioè non è la bellezza che fa la persona. Dunque, mi permetto di fare questa annotazione, no? Perché sembra giovanissimo, poi vado a guardare, c'ha 60 anni, vabbè. Allora, per quanto riguarda la signora Kamala Harris, è una persona, diciamo, che chi ha letto la sua vita sa che ha avuto all'inizio, diciamo, della sua carriera, specialmente quando era procuratore, quindi una carriera giudiziaria la sua, ha avuto momenti di grande, ha avuto un eco importante nel Partito Democratico, specialmente la sinistra del Partito Democratico, per le sue lotte pro aborto, per il gender, eccetera, eccetera. Era considerata una stella che avrebbe brillato, poi invece improvvisamente, entrando nella vita politica perché è diventata senatrice, ha inanellato tutta una serie di gaffe, per cui è caduta nell'oblio. È caduta nell'oblio, ha avuto la fortuna, sarà la fortuna, non so cosa si sarà la provvidenza, non so, di entrare nelle simpatie di Biden, che lui ha fatto il suo calcolo politico, lui come presidente ha ritenuto di inserire nel ticket presidenziale, cioè quando ha corso per le elezioni 4 anni fa, ha inserito lei come vicepresidente perché poteva assicurargli dei voti, specialmente delle minoranze etniche. E quindi per questo l'ha messo alla vicepresidenza, no? Perché forse avesse una carriera politica che praticamente era in qualche modo, non era più presa in considerazione da nessuno. E invece lui l'ha presa in considerazione, gli serviva dal punto di vista elettorale, la nominata vicepresidente. Nella vicepresidenza, io vi dico quello che so, io ho letto diversi articoli perché ero curioso, articoli molto velenosi nei suoi confronti, perché dicevano insomma che era una donna che non lavorava, stava sempre nel suo ufficio, era sempre in contraddizione con tutti, litigava con tutti, eccetera. Questi sono articoli che ho letto sul Corriere, sui giornaloni, non solo di giornali. Dunque, quindi l'opinione che girava su di lei era molto di basso livello, cioè anche sotto il profilo proprio dei rapporti umani, non veniva molto criticata. Non che fosse cattiva, è il carattere che aveva. E quindi poi come vicepresidente ha fatto poco nulla, non si è vista, ha detto in parole povere, è fatto tutto Biden, che è ovviamente un politico di professionista di lunghissima data, e anche adesso uno dei più competenti nonostante la vecchiaia. E quindi improvvisamente Biden non si sa bene per quale motivo così velocemente ha preso il Covid, ha rinunciato a correre e ha dato la palma, diciamo così, della
della nomination data in mano Laris, questa è la roba di 2 o 3 giorni fa, che improvvisamente è diventata una stella di primaria grandezza. E allora tutti, e i Clinton, e i Soros, e tutta la compagnia bella, tutti si prostrano, tutti, o meglio i delegati, dal giorno all'altro si prostrano davanti a lei per dire sarà lei la candidata, eccetera. Cioè, dico queste cose per dire che non mi sembra, a me non sembra una cosa seria, scusate. Io amo molto gli Stati Uniti e come li amo molto. Però questo modo di fare democrazia non mi piace, perché no, per me è una pagliacciata, abbiate pazienza. Improvvisamente, quella persona che era criticatissima perché era ritenuta incapace e incompetente, difatti Trump l'ha già attaccata, non con parolacce o chissà che cosa, gli ha detto è una persona incompetente, no? Ha detto questo. Allora, improvvisamente è diventata, diciamo, la salvatrice degli Stati Uniti o del mondo intero. Abbiate pazienza, queste sono cose che non sono serie, non sono serie. Detto questo però, vorrei dire che io non sono contrario di principio, cioè perché dovrei essere contrario di principio a una persona, vabbè che non mi piace la sua posizione sul gender e sull'aborto, che ritengo posizioni anche umanamente inaccettabili, non sono moralmente inaccettabili, però diciamo, io dico vediamo cosa sa fare, cioè in poche parole adesso lei da qui a metà agosto dovrà fare dei discorsi agli elettori americani, dovrà sostenere i dibattiti con Trump, deve dimostrare quanto vale, e se è possibile non dica parolacce, perché ha già incominciato in un modo pessimo, mi dispiace dirlo, ma trattando Trump come un delinquente, non doveva farlo per me, non doveva farlo. Allora ritorniamo al punto di prima, insomma, cioè le dita fra gli occhi, o negli occhi addirittura. Allora lei adesso ha la possibilità di dimostrare quelle qualità che finora non ha mostrato. Deve essere una persona saggia, che sa valutare, che sa la politica, che conosce la politica, che conosce, diciamo, quello che va fatto, quando va fatto, e che conosce la gravità della situazione internazionale in questo momento. Per me non la conosce. Quando uno mi viene a dire l'aborto è il principale problema, scusate, ma ci sono altri problemi prima dell'aborto oggi. C'è il problema della pace del mondo. Per cui adesso vediamo come si comporta, vediamo cosa riesce a fare, vediamo cosa fa. Io ho portato per dire che il discorso che ho fatto è condiviso anche da altri. In particolare ho portato 2 articoli, tutti e 2 del Corriere. Uno di Viviana Mazza, la quale al termine del suo articolo, dove spiega prima di tutto qual è stato il primo giorno della Harris, che quello che ha detto, eccetera, 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 eccetera. E poi alla fine dice che ci sono anche quelli che pensano, ha detto Viviana Mazza, che dopo questo surriscaldamento, per cui addirittura sembrerebbe che abbia già vinto le elezioni, perché secondo il titolo del Corriere sarebbe avanti 2 punti su Trump, il che è tutto da vedere, ma può anche essere. Può anche essere, col suo riscaldamento mediatico che c'è, andrà anche più su ancora, ma il problema, diceva bene Viviana Mazza, bisogna vedere da qui alla nomination di metà agosto se il suo riscaldamento si svuota, cioè si crea il pallone pieno, vediamo se si regge o si sgonfia, e questo è il punto della situazione. È un articolo interessante questo, per dire che non tutti i giornali, diciamo, almeno qui in Italia è così, lo dicono i nostri amici americani, dice appunto
che anche se nel primo sondaggio vede la Harris davanti a Trump, 44% contro 42%, tuttavia il sondaggista di Trump, Tony Fabrizio, scommette che per un paio di settimane vedremo la luna di miele Harris grazie alla copertura mediatica positiva e che quello la farà crescere nei sondaggi, specialmente nazionali, permettendo di raggiungere o superare anche Trump. Ma i repubblicani credono che la frustrazione dell'elettorato per l'inflazione, il crimine, l'immigrazione e le guerre riporteranno l'attenzione della Harris come copilota di Biden e quindi dicono la Harris non può cambiare chi è né quello che ha fatto, cioè non si può dire quella era un disastro. Fino a settimana scorsa diceva che era un disastro, adesso la presentano come, non so, come una demiurga, non sono cose serie a mio avviso. Questo era l'articolo della Viviana Mazza. Poi c'è l'articolo di Rampini, che comunque sia è uno che sa tutto dell'America, per così dire. Rampini, il titolo di Rampini è, devo dire, il Corriere l'ha messo e ha dimostrato anche un certo coraggio, perché il titolo è molto pungente, dice Kamala e George Soros. Non so se lo conoscete George Soros, quel plurimiliardario di sinistra che va in giro per il mondo a predicare gender e aborto. Ebbene, dice Rampini, miliardari come Soros e pop star come Barbara Streisand non vincono le elezioni. Cioè, Rampini fa un articolo che dice che mentre Trump in questa settimana, mentre Trump alla convention repubblicana ha invitato a parlare il capo del sindacato dei Teamsters, che sono gli operai degli stati, sono operai degli stati proprio in bilico, è una classe operaria molto vasta, che potrebbe decidere le elezioni, e Trump ha chiamato alla convention repubblicana proprio il capo di questo sindacato, cioè ha chiamato il rappresentante degli operai a parlare alla convention. Invece gli incontri della Camera sono stati con George Soros e con Barbara Streisand. Io non so chi sia questa Barbara Streisand, è una specie di icona di Hollywood e della musica leggera americana, e il fendente di Rampini è tremendo, dice non vale la pena aver con sé George Soros e Barbara Streisand e Kamala Harris, che ha fatto tutta la sua carriera politica in California, in un mondo dove appunto contano Hollywood e i miliardari di Silicon Valley, e se lei, se vuole vincere le elezioni la Kamala, deve rapidamente riconvertirsi e essere capace di parlare agli operai del Midwest. Cioè, ecco, questi sono articoli che mi piacciono, cioè sudali i voti, sudali, guadagnali, parla con la povera gente. E invece con chi va a parlare? Con la Barbara Streisand e con George Soros? No, per dire che questa è, non bisogna farsi troppe non bisogna farsi troppe illusioni, è una, vediamo, può essere una bolla di sapone, poi magari potrebbe dimostrare qualità diverse o potrebbe sintonizzare su una linea diversa, perché fino adesso vedo un sacco di gente che pompa e il pallone ingrossa, e mentre quel povero Trump ha preso una pallottola nell'orecchio viene trattato come un delinquente. Per carità, avrà le sue colpe, ma sorruolare questo fatto gravissimo che è accaduto e metterlo nel dimenticatoio non è una cosa seria. Era forse la prima cosa che la Kamala Harris doveva dire, mostrare solidarietà a Trump per l'attentato che ha dovuto subire. Insomma, cari amici, io parlo liberamente, sono né per l'uno né per l'altro, non solo per la gospa, però diciamo che queste elezioni non mi convincono molto.
non mi convincono molto, cioè vedo cose che non vorrei vedere, detto in parole povere. Va bene, carissimi, comunque sono opinioni personali. Tanto mi sente nessuno, ho pochi devoti, e quindi possiamo stare tranquilli. Allora, cari amici, giro pagina, perché vorrei adesso parlare di un problema che abbiamo lasciato in sospeso, e cioè quello che riguarda i segreti di Medjugorje dal sesto al decimo. L'abbiamo lasciato in sospeso perché una nostra ascoltatrice aveva scritto dicendo che lei non è affatto d'accordo nel pensare che i segreti dal quarto al decimo siano, diciamo, eventuali bombe atomiche che vengono lanciate, perché secondo lei non è realistico pensare che venga detto 3 giorni prima un fatto del genere, perché per vari motivi l'ha spiegato, no? Ha detto che secondo lei si tratterebbe di eventi naturali, eccetera, eccetera. È rimasto aperto il problema. E per me la signora che ha scritto questo email aveva ragione, cioè è chiaro, se io dico guardate che parte un ragazzo che compirà la città d'Italia fra 3 giorni, c'è da dire che con tutti gli orecchi che avranno quelli su Medjugorje, tutti i responsabili della politica internazionale, c'è sicuramente da pensare che il razzo non viene lanciato. Qualche dicesimo lo lancerebbero lo stesso, vabbè, ma non mi sembra una cosa realistica. Quindi si tratta di esattamente di sapere se noi sappiamo cosa sappiamo noi dei segreti che vanno dal quarto al decimo. Allora, da parte di Medjugorje noi non sappiamo niente, salvo il settimo, che è stato addolcito. Poi, per quanto riguarda i segreti dal quarto al decimo, noi non sappiamo niente, o meglio, sappiamo solo che riguardano il mondo e la Chiesa. Stop. È chiaro? Quindi, se vogliamo sapere qualcosa dei segreti che vanno dal quarto al decimo, noi dobbiamo ricorrere a Fatima. Infatti, nel 1917, la Madonna Fatima, svelando col secondo e terzo segreto quello che sarebbe successo fino al termine dei segreti, la Madonna difatti ci ha detto appunto quello che sarebbe successo. E ve l'ho già indicato, il protagonismo della Russia e la sua guerra devastatrice che avrebbe distrutto nazioni, che avrebbe perseguitato la Chiesa, avrebbe ucciso anche il Papa. Un panorama chiarissimo, e soprattutto la persecuzione alla Chiesa è stata sottolineata col terzo segreto di Fatima. Allora, cari amici, in più bisogna aggiungere, a mio parere, quello che ha detto Giovanni Paolo II, che probabilmente ha del segreto di Fatima una conoscenza originaria, cioè completa, non diplomatica come l'abbiamo noi. Quindi, in pratica, se noi vogliamo sapere che cosa accadrà dal quarto al decimo segreto, non possiamo fare riferimento a Medjugorje, dobbiamo fare riferimento a Fatima. Anche perché, cari amici, Suor Lucia, prima di scrivere il testo del terzo segreto per il vescovo di Leiria, ha parlato di una sua visione. E in questa visione Suor Lucia ha visto sinteticamente tutto quello che accadrebbe, secondo me, nei segreti dal quarto al decimo. È una visione sintetica. In quella descrizione che ne fa Suor Lucia c'è tutto: c'è la persecuzione alla Chiesa, c'è l'apostasia, c'è il sommovimento della natura collegato alla guerra distruttrice,
c'è già la vittoria del cuore immacolato di Maria. Quindi questo è già descritto in questa visione di Sor Lucia, che lei ha accluso alla lettera con cui c'era appunto il segreto di Fatima, e che è venuta recentemente alla luce, per cui sono cose che sappiamo in questi ultimi anni. È stata pubblicata anche un articolo su Famiglia Cristiana riguardo a questa scoperta di questa lettera di Sor Lucia. Allora, cari amici, vorremmo leggere quello che ho scritto in risposta alla signora Linda, che mi diceva che secondo lei i segreti sono eventi naturali, e fa l'elenco di quelli, le 10 piaghe d'Egitto, che sono tutte naturali, dice lei. Allora io le ho risposto dicendo come vedo io le cose, partendo da Fatima, perché partendo da Medjugorje non sai niente. Sai solo i primi tre e basta, ma dal quarto al decimo, partendo da Medjugorje, non sai nulla. E perché non si sa nulla? Ma perché non si sa nulla? Ma per ovvie ragioni. Perché c'è una componente politica. C'è una componente politica che riguarda chi fa la guerra. E questa componente politica non la puoi rivelare adesso. La potevi rivelare nel 1917, che difatti la Madonna l'ha rivelata parlando della Russia. Ma quando la Medjugorje la abbandona, non nomina la Russia, salvo all'inizio parlando della conversione del popolo russo. Quindi, cari amici, vediamo allora, partendo da Fatima, quali potrebbero essere i segreti dal quarto al decimo. E in questa lettera che io ho pubblicato sul blog, in risposta a quella della signora Linda. Cara Linda, ho apprezzato la precisione con cui hai elencato le 10 piaghe d'Egitto, grazie alle quali Dio ha liberato il suo popolo dalla schiavitù oppressiva e lo ha portato nella terra promessa. Le piaghe d'Egitto erano tutti eventi della natura, o comunque un intervento di Dio, come la morte dei primogeniti. A mio avviso, il numero 10 dei segreti di Medjugorje ha un riferimento a questo grande evento della storia della salvezza, cioè i segreti di Medjugorje sono 10 e fa riferimento alle 10 piaghe d'Egitto, non c'è dubbio. Quindi, a mio giudizio, il numero 10 dei segreti di Medjugorje ha un riferimento a questo grande evento della storia della salvezza, perché la finalità è la medesima, cioè sia allora come adesso Dio vuol liberare l'umanità, o almeno la parte che si converte, dall'oppressione del potere delle tenebre. Nella Bibbia noi vediamo che Dio realizza i suoi piani sia mediante gli uomini sia per mezzo degli eventi della natura. Credo che anche questa volta sarà così, anche con i segreti di Medjugorje, eccetto il terzo segreto, che è il cielo sulla collina del Pobordo, che viene direttamente dal Signore e non è quindi opera della natura degli uomini. Quindi praticamente anche a Medjugorje, eccetto il terzo segreto, avverrà come in Egitto, cioè gli eventi saranno quelli provocati dagli uomini e dalla natura. Sappiamo che i primi due segreti che riguardano Medjugorje sono eventi naturali, che verranno rivelati tre giorni prima. Di quello siamo sicuri, perché lo dice Miriana. Invece, dei segreti dal quarto al decimo, che potrebbero essere paragonati ai flagelli dell'Apocalisse, la Regina della Pace non ha fatto rivelazioni, a eccezione del settimo, che è stato mitigato per le preghiere offerte per questa intenzione. Quindi, a parte il settimo, per quanto riguarda i segreti di Medjugorje, dal quarto al decimo non sappiamo nulla, salvo che riguardano il mondo e la Chiesa. Tuttavia, appunto, dai veggenti di Medjugorje sappiamo che riguardano il mondo e la Chiesa. Per quanto riguarda la Chiesa, possiamo pensare a una grande persecuzione, con la conseguente apostasia, cioè quelli che non vogliono morire nella persecuzione apostatano, come già rivelato dal terzo segreto di Fatima e a suo tempo accennato da Giovanni Paolo II a Fulda. Quindi, noi facendo anche Giovanni Paolo II fa riferimento a Fatima, ovviamente, siamo nel 1980, quindi noi facendo riferimento appunto a Fatima e a Giovanni Paolo II possiamo pensare che per quanto riguarda la Chiesa ci sia la persecuzione e l'apostasia, per quanto riguarda gli eventi del mondo, diciamo, Giovanni Paolo II, come sappiamo,
parla di esondazione di oceani con moltissimi morti. Quindi, e per quanto riguarda il mondo, quindi possiamo pensare a eventi catastrofici causati dalla guerra o dalla natura, oppure da ambedue insieme, visti in un rapporto di causa ed effetto. Cioè, è chiaro che la natura può avere sconvolgimenti tremendi causati dalla guerra, da eventi di guerra, da esplosioni di guerra. Pensate per esempio anche quando in Ucraina hanno fatto saltare con la diga, che sconvolgimento tremendo c'è stato. Quindi gli eventi di guerra e quelli della natura possono essere fra loro correlati, cioè la guerra provoca eventi naturali catastrofici. A questo riguardo, Suor Lucia, il 3 gennaio 1944, e questa è la sua visione, ha avuto una visione proprio nel momento in cui si accingeva a scrivere il terzo segreto di Fatima. In una lettera da aprirsi nel 1960 dal Patriarca di Lisbona o dal Vescovo di Leiria, Suor Lucia scrive: Sentì lo spirito inondato da un mistero di luce, cioè sentì la mia anima inondata da un mistero di luce che è Dio. E lui vidi e udì, cioè vede tutto in Dio, udì la punta di lancia come una fiamma che si allunga fino a toccare l'asse terrestre. E questa sussulta, cioè l'asse terrestre sussulta, montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti vengono sepolti. Il mare, i fiumi, le nubi escono dagli argini, debordano, inondano e trascinano con sé un vortice un numero incalcolabile di case e persone. È la purificazione del mondo dal peccato in cui si è immerso. L'odio, l'ambizione provocano la guerra distruttrice. Quindi vedete, questo cataclisma che c'è è provocato dall'ambizione, dalla cattiveria, dall'odio, che a loro volta provocano la guerra distruttrice. Quindi, come vedete, gli eventi della natura e quelli della guerra sono collegati fra di loro in questa visione. Quindi, nel palpito accelerato del cuore e nel mio spirito udì risuonare una voce soave che diceva: nel tempo una sola fede, un solo battesimo, una sola chiesa, santa, cattolica, apostolica, nell'eternità il cielo. Cioè in tutto in questo contesto che abbiamo descritto, di guerra distruttrice che provoca questo marasma naturale, sente la testimonianza, diciamo, dei martiri, della Chiesa che affronta il martirio professando una sola fede, un solo battesimo, una sola Chiesa, santa, cattolica, apostolica. E nell'eternità il cielo è la vita eterna, cioè sente la professione di fede della Chiesa. Vedete, cari amici, come allora c'è dentro tutto qui. C'è dentro la guerra distruttrice, i cataclismi della natura, la professione di fede della Chiesa che confessa la sua fede sotto la persecuzione. Questa parola cielo riempì la mia anima di pace e felicità, a tal punto che, quasi senza rendermene conto, continuai a ripetere a lungo: il cielo è il cielo. Finita la visione, lei si mise a scrivere molto velocemente, senza difficoltà, il terzo segreto di Fatima, che è inviato a Roma, prima al Vescovo, poi a Roma. Era il 3 gennaio del 1944. Quindi, come vedete, cari amici, questo era, diciamo così, l'obiettivo che mi era proposto in questa riflessione, in questo editorialino, e cioè mostrarvi come Suor Lucia, in questa visione, in questa lettera che è stata ritrovata abbastanza recentemente, non saprei esattamente dire l'anno, e questa visione ci fa vedere come la persecuzione, la professione di fede della Chiesa, la guerra distruttrice e il cataclismo nel mondo siano condensati in un'unica visione. L'apostasia, cari amici, è quella, è un fenomeno, diciamo, che non riguarderà il Portogallo, ha detto la Madonna,
E cioè è un fenomeno che riguarda la paura della persecuzione e della morte, quindi quelli che hanno paura apostatano invece di fare la professione di fede. Ecco, quindi, cari amici, questa visione di Suor Lucia è quella che si introduce nei segreti di Medjugorje dal quarto al decimo, mentre i primi tre sono a Medjugorje, i primi due sono eventi della natura. Quindi questo è quello che sappiamo, e non è poco, cari amici. Sappiamo soprattutto che il tempo dei segreti sia il tempo della professione della fede. E ci conviene irrobustirci adesso in questa professione di fede, perché la prova non ci trovi vacillanti, dubbiosi e incerti, ma ci trovi saldi e forti. Bene, carissimi, con questo abbiamo terminato. Volevo dirvi, per quanto riguarda il blog, cari amici, che è interessante, anzi è molto interessante il blog. Mi ha scritto una lettera Antonella sui sacerdoti, molto bella, facendo riferimento a quello che la Madonna ha detto il 6 luglio a Maria, parlando appunto dei suoi figli prediletti sacerdoti, esortandoli a una preghiera molto interiore, molto profonda. Ebbene, io ho approfittato, cari amici, di questa lettera ad Antonella per, in poche parole, esprimervi come io vedo il sacerdote, che è il prolungamento di Cristo e che è un modello, diciamo, che è tipicamente evangelico, cioè il Cristo che invia i suoi apostoli è molto chiaro, insomma. Quindi i sacerdoti sono quelli che prolungano la missione di Cristo, non è che sia una cosa così difficile da capire. È come sia importante rivivere, diciamo così, il sacerdozio in questa luce, come diceva il detto latino, alter Christus, un altro Cristo, se vogliamo superare la crisi del sacerdozio. Quindi se volete andare sul blog a vedere anche la mia risposta ad Antonella, e andate sul blog di padrelivio.it se usate Google, e ho voluto, scusate, aggiungere tutte quelle meravigliose espressioni usate dalla Madonna nei messaggi durati 6 anni per quelli che del 2 del mese a Miriana, alla fine la Madonna chiamava a pregare per i pastori della Chiesa, e in quelle esortazioni la Madonna ha detto delle cose sui pastori meravigliose. Ci ha descritto chi è il pastore della Chiesa, ci ha descritto chi è il sacerdote. Ho voluto riportarle tutte, anche se sono 2 pagine fitte, cari amici, perché credetemi, nel tempo dei segreti saranno i sacerdoti, i pastori, che la Madonna incaricherà di guidarci per poterci salvare. Anche oggi abbiamo fatto quel che dovevamo fare, sono molto contento, vi auguro ogni bene. Vi raccomando solo una cosa, cari amici, siamo nel tempo delle vacanze, le offerte sono calatissime in un modo esagerato, sono diminuite in un modo esagerato. Accade spesso in giugno, luglio, agosto, però cerchiamo di ricordarci che le spese di questi mesi estivi sono uguali a quelle degli altri mesi, quindi mi rivolgo al vostro buon cuore che, come sempre, poi alla fine ha sostenuto tutti i bisogni di Radio Maria. Grazie in anticipo di tutto cuore per quello che potete fare. Buon proseguimento.